Under Pat, che ovviamente all'apparenza è il colpo più facile di tutti, quello che può sembrare più facile di tutti, ma in realtà che alla fine va a complicare le cose un po' per tutti i dilettanti, dai neofiti a quelli più esperti, anche ai professionisti, perché ovviamente il gesto sembra all'apparenza molto facile, però subentra molta tecnica, subentra testa e subentra anche quello che è il feeling nelle mani. Perciò io quello che cerco di fare sempre è la prima cosa assumere, come dicevamo negli approcci, una posizione comoda. Quindi la prima cosa è che può variare per le persone. È chiaro che c'è una tecnica precisa per pattare, però se una persona non si sente comoda, non riesce a esprimere quello che è il suo feeling per avvicinare la palla nella buca o imbucare. Perciò una posizione comoda, gli occhi, molto, molto importante a mio avviso è che gli occhi siano esattamente sopra la palla. È un modo semplice per capirlo è prendere un'altra palla e farla cascare sulla palla che è per terra. Quindi una posizione semplice, a me non piacciono i piedi troppo larghi, quindi abbastanza semplice, la palla tendenzialmente verso il sinistro, un grip compatto che permetta di non fare in modo che le mani si aprano o cose simili. E poi, una volta che la posizione è comoda, le braccia sono vicine al corpo, l'unica cosa in cui mi concentro è quanto forte tirare il pat, quanto piano tirare il pat. Quindi la forza nel pat credo che, a mio avviso, è la cosa più importante per imbucare i pat.